Festa finale per le Marche in movimento con lo sport di classe, il progetto con cui la Regione, insieme con il CONI, promuovono l'attività motoria e sportiva nelle scuole primarie. Attorno al Palindor di Ancona, oltre 600 piccoli studenti con i loro insegnanti hanno animato la conclusione della seconda edizione del progetto per l'anno scolastico 2018-2019. Una grande collaborazione che ha permesso quest'anno a oltre 45.000 giovani marchigiani di poter praticare lo sport nella scuola primaria. Da una parte una carenza storica, il nostro sistema scolastico che non offre da questo punto di vista sufficienti servizi, che abbiamo colmato grazie a questo progetto del CONI, che vede una partecipazione importante in termini economici e di presenza da parte della Regione, perché siamo convinti che promuovere lo sport nei più piccoli significa promuovere quei corretti stili di vita che poi ci accompagnano per tutta l'esistenza. Si dà un'opportunità a questi ragazzi di capire il valore del movimento, dello stare insieme, il valore dello sport e anche della salute, che per noi è un obiettivo primario. Riusciamo a far fare sport a tutte le età. In questa manifestazione conclusiva 600, diciamo, rappresentanti di questo grande campione di marchigiani che noi speriamo tutta la vita possano fare pratica sportiva come fanno i loro genitori, come fanno i loro nonni. E vorremmo continuare, quindi con l'Incoli stiamo già lavorando per i prossimi anni. È in momenti come questi che si comprende la cifra esatta di quanto un progetto sia valido o meno, è la soddisfazione espressa dal presidente CONI Marche Fabio Luna. Oggi abbiamo assistito solo ad una minima parte di ciò che è accaduto durante quest'anno scolastico in Regione, se si considera che le classi coinvolte in tutte le Marche sono state circa 2.300.